Amarassi si gioca da 40 secondi, naturalmente il risultato fermo sullo 0-0 per la capolista Juventus, trasferta insidiosa, tante assenze da una parte e dall'altra, Juve che gioca con Buffon in porta, Dani Alves, Bonucci e Benatia in difesa, Lichtsteiner, Khedira, Hernanes, Pjanic, Alexandro a centrocampo, Cuadrado e Mandzukic in attacco. Questi sono gli 11, adesso dobbiamo vedere se magari ci sarà poi una versione con la difesa a 4 e 3 attaccanti. Higuain, Chiellini, Marchisio in panchina, infortunati Dybala, Piazza e Barzagli, il Genoa è senza l'infortunato Pavoletti, con gli squalificati Orban e Veloso, così padrone di casa per in porta Izzo, Burtisso e Munoz in difesa, Lazovic, Rincon, Kofi e Laxalta a centrocampo, davanti Rigoni, Ocampos e il figlio d'arte Simeone. L'arbitro è Mazzolini di Bergamo, c'è il tutto esaurito al Ferrari, a Genova qualche nuvola ha coperto il sole della mattinata, ma comunque la temperatura è mite. Un minuto e mezzo a Genova, 0-0 fra Genoa e Juventus, Juventus in maglia bianca lì nello studio. Attenzione, attenzione, interviene Malassi, il Genoa è in vantaggio sulla Juventus, ha segnato Simeone dopo 3 minuti, peraltro errore clamoroso di Bonucci che con leggerezza ha cercato di colpire di tacco, ha liberato la ripartenza del Genoa. Buffon ha effettuato 3 miracoli su tiri a colpo sicuro, ma al quarto tapin il Genoa è passato con il gol del giovane Simeone. Genoa 1 Juventus 0. Attenzione Bacchioni, il raddoppio del Genoa, 2-0 alla Juventus in 12 minuti e mezzo, ancora Simeone, colpo di testa in tuffo su cross dalla destra e pallone nell'angolino, ma è una Juventus svagata, una Juventus distratta, una Juventus che ha perso 2 volte il pallone in modo molto banale, sicuramente male l'approccio alla gara degli uomini di Massimiliano Allegri. Il Genoa è partito a testa bassa, il Genoa meritatamente è in vantaggio di 2 gol dopo 13 minuti. Pure, corner vai. Per la Juve che cerca la reazione dopo Hernanes. Aver subito 2 gol nei primi 13 minuti, siamo al 15esimo, 2-0 per il Genoa, corner per la Juve, Pjanic dalla bandierina, tocco fuori per Alexandro, zona tiro, parte invece un traversone sul secondo palo, c'è Bonucci, la mette al centro di testa ma si chiude. Bene. La difesa del Genoa, peraltro Bonucci fortemente responsabile sul gol sul primo gol del Genoa, una Bonucciata, ha cercato un alleggerimento di tacco, ha perso il pallone, ha favorito la ripartenza del Genoa con Rigoni. Buffon ha fatto 3 parate prima di subire il quarto tapin vincente con Simeone. Genoa 2 Juventus 0, doppietta di Simeone che ricordiamolo è il figlio. Bene. Del Ciolo. Siamo al 26esimo, stenta a reagire la Juventus, il Genoa conduce per 2-0 grazie alla doppietta di Simeone al terzo e al 13esimo minuto. Al 23esimo ancora Genoa pericoloso, Rigoni anticipa Alexandro dal centro dell'area di rigore e manda alto, poco fa c'è stato un bel cross di Mandzukic, chiusura all'ultimo momento di Izzo, adesso attacca ancora la Juventus, cross alla sua terra da sinistra e chiusura ancora dei difensori. Juventus molle in apertura, ha regalato i primi 20 minuti al Genoa e il Genoa ne ha approfittato segnando 2 gol. Soltanto adesso la squadra di Massimiliano Allegri cerca di alzare un pochino il baricentro. 26esima Marassi, Genoa 2 Juventus 0. C'è la reazione della Juventus Pacchioni a Genova? È compassata ma c'è, ma attenzione perché adesso riparte il Genoa, Izzo 30 metri stringe verso il centro, cerca un compagno libero da servire, individua Rincon, apertura sul settore di sinistra per Laxalt, siamo all'altezza del vertice dell'area di rigore, il tocco ancora per Rincon, adesso è tutta rintanata la Juventus e dunque il Genoa non trova varchi, dicevamo primi 20 minuti regalati al Genoa, poi Juventus che ha cercato lentamente in modo compassato di guadagnare campo, ma attenzione alla ripartenza del Genoa, ancora il Grifone, adesso in avanti, parte un cross, deviazione, pallone in calcio d'angolo, corner. Dunque, tieni la linea, tieni allora la linea Andrea. L'andamento di Paolo. Questo calcio d'angolo con la palla che viene collocata all'altezza dalla bandierina di destra, si avvia nell'area d'angolo a Lazovic per effettuare il cross verso il centro. Ricordiamo che qui a Marassi siamo al 28esimo del primo tempo, il Genoa è in vantaggio per 2-0, doppietta di Giovanni Simeone al terzo e al 13esimo, adesso ancora corner in favore del Genoa, alza il braccio destro Lazovic come a chiamare uno schema, l'area di rigore è molto affollata, però adesso l'arbitro Mazzolini interrompe tutto, ha visto qualche spinta, qualche trattenuta e allora le solite raccomandazioni a difensori e attaccanti, adesso si può riprendere con il calcio d'angolo in favore del Genoa, parte il cross alto verso il cuore dell'area di rigore, Simeone colpisce testa e la palla in rete e sono 3, incredibile, ha segnato Rigoni e dunque ancora una volta Juventus al tappeto, Genoa spietato, ma la difesa della Juventus oggi pomeriggio dorme, la difesa della Juventus oggi pomeriggio è imbambolata, questo non era un cross difficile per la difesa, era un cross con la palla arcuata all'altezza del secondo palo, Rigoni ha colpito. Bene. La palla
e la palla peraltro ha preso una traiettoria strana, ha toccato anche la traversa, c'è stato anche un giocatore che è andato a ribadire in rete, ma la palla comunque era entrata e insomma la Juventus è veramente al tappeto, è paradiso per il Genoa questa prima mezz'ora al Ferraris. Il parziale dopo 29 minuti è Genoa 3 Juventus 0, incredibile. Siamo nel corso del primo dei tre minuti di recupero. C'è via Marassi, incredibile 3-0 in favore del Genoa sulla Juventus. Vi ricordiamo i gol di Simeone al terzo, ancora Simeone al tredicesimo, sul 3-0 di Rigoni c'è un tocco di Alessandro, possiamo attribuire la marcatura come autogol di Alessandro, cambia poco però per una Juventus veramente con la testa tra le nuvole nel pomeriggio di oggi qui a Marassi. Adesso c'è la reazione dei bianconeri con Mandzukic, pallone per Cuadrado sul settore destra, lato corto dell'area di rigore, cross morbido, sbagliato però, e Mandzukic si lamenta con il compagno per l'imprecisione di questo passaggio. Da segnalare anche un caso da Moviola al 41esimo, Ocampos ha tamponato Mandzukic nell'area di rigore, sì, del Genoa. La Juventus ha chiesto il calcio di rigore, Pazzoleni ha lasciato proseguire. 3-0, attenzione allo scatto in Laxalt, ancora Genoa avanti, scatenato, parte il cross, Rugani va a chiudere. Rugani è entrato in campo al posto di Bonucci che ha avuto un problema muscolare, evidentemente piove sul bagnato oggi in casa Juve, anche se dobbiamo sottolineare come così la mare a genoana sia stata avviata proprio da un errore di Bonucci che ha favorito l'1-0. Rincon, area di rigore, attacca il Genoa, serie di dribbling, contro dribbling, due uomini su lui, vuole strafare Rincon e alla fine commette fare un attacco. Interviene Mazzoleni, un minuto e mezzo alla fine, 3-0 per il Genoa sulla Juventus. Ancora l'attacco della Juventus, ma è troppo lungo questo pallone di Cuadrado, la palla si spegne direttamente sul fondo. Veramente in crisi oggi pomeriggio la Juventus, che per carità nelle ultime settimane qualche segnale di difficoltà sul piano del gioco l'aveva mostrato, però in qualche modo la squadra di Massimiliano Allegri era sempre riuscita ad arrivare al risultato. Invece nel pomeriggio di oggi qui a Marassi tutto sembra andare storto per la capolista, che vede per esempio il Milan avvicinarsi sensibilmente alle spalle. Adesso il Milan è a meno 4 e la Roma deve ancora scusa Paolo, c'è anche da definire l'entità dell'infortunio di Bonucci, sarebbe una tegola tremenda per la Juventus. Eh sì, anche perché comunque Barzagli è già fermo ai box, Chiellini continua a vivere un recupero molto problematico. Insomma, la Juventus ha costruito molto negli anni scorsi sulla BBC, su Barzagli, Bonucci, Chiellini dietro. Comincia a scricchiolare questo terzetto difensivo e questo pomeriggio la difesa della Juventus veramente è stata protagonista di un brutto primo tempo che ha favorito i tre gol del Genoa. Dall'altra parte bisogna comunque sottolineare i meriti anche della formazione di Juric. Sono finiti tre minuti di recupero, Mazzoleni dà il segnale di chiusura, finale di tempo a Marassi, Genoa 3 Juventus 0. Andiamo subito da Pacchioni perché per capire se la Juve c'è oppure no oggi. È una Juve diversa rispetto a quella del primo tempo. Intanto vi diciamo che siamo al 15esimo dalla ripresa, il Genoa in vantaggio per 3-0. Juventus svagata, molle, deconcentrata nel primo tempo in cui è stata letteralmente presa a pugni. Meglio l'approccio della gara dei bianconeri nel secondo tempo, ma a questo punto rischia di essere tardi. Al primo minuto diagonale sottoterra di Pjanic, palla fuori di poco. Al settimo girata sul fondo di Khedira. Al nono Higuain, appena entrato al posto di Lichtsteiner, è andato al tiro, tiro sbozzato da un difensore poi bloccato da Perin. Adesso c'è un calcio di punizione dalla fascia di sinistra in favore del Genoa, che poco fa peraltro è andato vicino al 4-0. Lo batte Laxalt, parte il cross verso il centro, palla in area di rigore, Rugani la alza ma non la allontana del tutto, poi il pallone ancora lì, Mandzukic in qualche modo va a rischiare, poi va ad allontanare. La palla gol per il Genoa al 12esimo minuto con Simeone solo davanti a Buffon, sbarcato da una bella assist, tiro che il portiere della nazionale mette in calcio d'angolo proprio all'ultimo momento. Vi ripetiamo, Simeone ha segnato una doppietta nel corso del primo tempo, i primi due gol del Genoa. Il terzo gol ve lo diciamo ufficialmente, abbiamo esaminato bene con grande attenzione l'immagine, è un autogol di Alessandro, perché sul tiro di Rigoni la palla va sulla traversa, sbatte su Alessandro ed entra in rete prima che arrivi poi l'ultimo tocco del Giovanni Simeone. 3-0 per il Genoa. Attenzione, interviene Genova, ha accorciato la distanza la Juventus, ha segnato Pjanic su punizione, Genoa in vantaggio ma per 3-1, Pjanic al 37esimo. Gol della Juventus al 37esimo, punizione dal limite di Pjanic, palla a girare sul secondo palo, palla nell'angolino e Juventus che accorcia le distanze, poi Sturaro ci prova dal limite tre minuti dopo ma manda altissimo. Un attimo solo Fabio, c'è un corner per la Juventus, seguiamolo perché magari si riapre qui la partita. Ricordiamo, Genoa assolutamente padrone contro la Juventus inesistente nel primo tempo, tre gol in mezzo. Ora nella ripresa il gol della bandiera della Juve, cross verso il centro, colpo in testa del difensore, pallone che viene allontanato, mancano 4 minuti alla fine a Marassi, la Juventus è sempre sotto, adesso attenzione,
c'è un cartellino giallo per Sturaro. Vi dico anche un'altra cosa: la Juve è in 10 perché Dani Alves, che se l'ha fatto male a sostituzione finite, non ce l'ha fatta, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. 3-1 per il Genoa sulla Juve. Allora andiamo, andiamo, attenzione, sino al termine Genova, Pacchioni. 25 secondi alla fine, Mandzukic di testa, pallone sul fondo, c'è stata una punizione in favore della Juventus, dalla fascia di destra ha scodellato il pallone da Pjanic, ha colpito Mandzukic girando sul secondo palo, ma la palla è terminata sul fondo e a questo punto il Genoa vede il traguardo. Mancano 30 secondi alla fine, il Grifone conduce per 3-1 sulla Juventus, terza sconfitta in questo campionato per i bianconeri dopo le due cadute di San Siro contro Inter e Milan. Juventus che resta al comando ma con soli 4 punti di vantaggio sul Milan, e stasera gioca la Roma. E la Juventus del primo tempo è stata veramente una brutta squadra, distratta in difesa, molle in tutti i reparti. Nel secondo tempo un pochino meglio, il Genoa scatenato nella prima frazione ha addormentato tutto, e adesso arriva il fischio finale di Mazzoleni, finale a Marassi, Genoa 3 Juventus 1.